Sai che fai ridere le galline così. Non so se è meglio l'inquadratura da qua. Da qui. Secondo voi qual è migliore, alto o basso? No, mi piace così. Facciamo una via di mezzo. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati. Sono mancata tantissimo da YouTube, mi siete mancati un sacco. E niente, ditemi come state, dato che è da un sacco di tempo che non ci vediamo più. Comunque, questo è un video di prova, ma penso che l'abbiate già capito perché sto provando a sistemare la fotocamera già da un sacco di tempo. E non è la fotocamera che uso di solito, è un'altra che è un po' peggio, ma volevo capire se funziona per fare, diciamo, dei video in modo molto veloce, magari anche quando non sono a casa, in modo da riuscire a recuperare un po' di tempo e riuscire a fare qualche video in più. Comunque, fatemi sapere se l'inquadratura è abbastanza decente. Quello che volevo fare oggi è, io devo ricordarmi di guardare di là, perché ho la mia immagine sulla destra, ma in realtà la fotocamera è dritta, quindi io per guardarvi negli occhi devo guardarvi dritto, non sull'immagine. Ecco, allora, cosa volevo raccontarvi? Non so se vi ricordate, ma già tra maggio e giugno, no, mi sembra più maggio, vi dicevo che stavo realizzando un ordine, questo è su Instagram e ve l'ho detto più di una volta durante l'estate anche, che stavo realizzando un ordine su AliExpress, un sito che mi avete consigliato davvero in tantissimi. Vende praticamente oggetti e cose di ogni tipo, dall'abbigliamento a cose per la casa, al make-up, ecco. E quindi, dopo i vostri consigli, ho voluto provarlo. Allora, cosa ho fatto? A maggio ho scelto di acquistare delle cosine appunto su AliExpress, perché dopo tutti i video che ho fatto su Wish mi avete consigliato tantissimo AliExpress perché le cose costano molto meno, perché c'è molta più roba e quindi insomma me l'avete consigliato in tantissimi e io come sempre vi ho ascoltato perché i vostri consigli sono sempre utilissimi e li ascolto sempre. E niente, ho comprato delle cosine per l'estate, ovviamente, perché era maggio, facendo un po' i calcoli, la roba avrebbe dovuto arrivarmi durante l'estate, quindi insomma avevo tutto il tempo per provarli e per usarli. In realtà non è stato così perché i pacchetti mi sono arrivati circa 15 giorni fa, quindi a fine agosto, primi di settembre. Questo non è stato causa appunto del sito, ma causa delle poste, perché purtroppo nell'ultimo anno in questa zona le poste stanno facendo disastri. Adesso non vi farò un video dove parlerò soltanto dei disastri delle poste, resta il fatto che la roba mi è arrivata in 4 mesi, quella che ho preso su AliExpress, che devo averla presa appunto tra fine maggio, metà maggio e metà giugno, non mi ricordo bene, comunque tra maggio e giugno. E addirittura mi sono arrivati altri pacchetti di ordini che avevo fatto addirittura un anno fa, quindi che risalgono ad ottobre, sono all'autunno-inverno di un anno fa, del 2018-2019, insomma. Quindi mi sono arrivati pacchetti che ormai non speravo più di ricevere, per la quale ho anche già chiesto il rimborso. Purtroppo non sapevo che era la causa, erano le poste. Io ovviamente non mi sono vista recapitare l'ordine che avevo fatto e di conseguenza ho chiesto il rimborso. Adesso so appunto che non è causa dei negozi, ma che è causa delle poste. Purtroppo mi sento in colpa perché ho ricevuto sia il rimborso che l'ordine, quindi adesso mi sento in colpa nei confronti del negozio, dell'azienda, insomma, ma sapevo. Adesso, infatti, finché le cose non si sistemano, di sicuro non acquisterò più online. Detto questo, che è una premessa immensa, andiamo a vedere che cosa ho preso per quest'estate, che purtroppo tutti oggetti che non ho potuto utilizzare, che magari utilizzerò il prossimo anno. Allora, il primo pacchettino, questo
Questo è il primo in assoluto che è arrivato e a dire il vero è arrivato subitissimo. Cioè io quando l'ho ordinato nel giro di 2 settimane mi è arrivato a casa. Premetto che l'ordine che ho fatto su AliExpress doveva essere un titolo del tipo compro le cose più economiche su AliExpress, o compro l'outfit più economico su AliExpress. Insomma, volevo vedere se comprando le cose che costano meno avevo un outfit decente da portare oppure se erano delle schifezze. Quindi, per completare l'outfit avevo scelto una borsetta. La borsetta è questa, che è di questo color azzurrino turchese, è molto molto carina. E, ovviamente la qualità non è delle migliori perché se la toccate è molto morbida. Non è rifinita, non ha i bordi. Adesso fatemi sapere se la qualità di questa telecamera può andare o se invece non vi piace. Contate che comunque sono anche al buio, quindi la qualità è già inferiore per quello. E comunque vi dicevo, la borsa non è rifinita, in alcune zone sì, tipo qui sotto è rifinita, ma qua no. Questa è una cinghietta di plastica, non è di ferro, e anche l'interno non è rifinita. La tracolla, aiuto, la tracolla è uno spago di cuoio, di pelle, non so adesso che materiale sia, comunque di sicuro non è pelle vera. Insomma, avete capito? E in sé la borsa è molto carina, ovviamente per i soldi che l'ho pagata, devo averla pagata qualcosa tipo 4 euro. Per i 4 euro fa la sua figurina, nel senso che di sicuro una persona non viene lì a guardare nei dettagli la tua borsa, insomma, vista a distanza normale, sembra una, tranne questa roba un po' storta, sembra una borsa normale, quindi insomma fa il suo bel effetto come accessorio. E questo appunto è l'unico ordine che mi è arrivato dopo 2 settimane da quando l'ho ordinato. Poi, questo è l'anellino. Questo è un anellino. Io ho le dita molto fine, quindi la mia taglia è microscopica rispetto al resto del mondo. Allora, vediamo se riesco ad aprirlo così ve lo mostro indossato. Comunque, è un anellino che è identico alla mia fede. L'unica differenza è che la mia fede è in platino e questa invece è di un color oro rosa. No, così si vede meglio. Di un color oro rosa con il brillantino, proprio identica alla mia fede, soltanto appunto che cambia il colore. Adesso ve la volevo mostrare indossata. Ovviamente non è di oro, è di ferro, ma neanche forse di ferro. Vi posso già dire che in alcuni punti non si vede attraverso la telecamera. Beh, in alcuni punti è già scolorita, quindi nel senso che questo. Cioè, ho preso la taglia fina e già sul medio, guardate, è enorme per me, ma purtroppo era la taglia più piccola. Vabbè, questo è l'anello, che è molto molto carino, me lo tengo su adesso. Cosa stavo dicendo? Si è già scolorito, quindi insomma non ho idea di quanto durerà. Poi, questo fa parte di un altro pacchetto, sono delle cartine per fare i le unghie. Sono quegli scotch che si mettono attorno all'unghia per fare la ricostruzione delle unghie. E questo perché volevo provarlo insieme a voi, ma ormai vi dico già come è andata a finire appena trovo l'altro pacchetto. Poi qua c'è. Questo è quell'ordine che vi dicevo che ho fatto un anno fa, praticamente sì, era ottobre dell'anno scorso, quindi è un anno fa. Ed è una cosa che serve per metterla sopra i fornelli in modo che quando si sporcano non serve lavare tutto il fornello, ma basta lavare questa roba qui in 3 secondi pulita. Vediamo se riesco a mostrarveli. Vedete? E praticamente va tagliato qui il pezzettino in base alla grandezza del fornello e va appoggiata sul gas in modo da ripararlo appunto dagli schizzi e dall'unto. Molto utile. Questo l'avevo ordinato un anno fa, è arrivato adesso. Nel frattempo ne avevo ordinato un altro che mi è arrivato dopo un paio di mesi, come in genere arrivano queste cose. E poi alla fine, dopo secoli, è arrivato anche questo. Poi questo
questa e una collanina, anche questa l'avevo presa per quest'estate, che è un set appunto di tre collanine. Vediamo se riesco a mostrarvela indossata. Quest'estate andavano molto di moda i set di collanine di diverse. Ah, ecco, si vede benissimo, quindi non serve neanche che ve la indosso, che è stupenda. Questo set è da mettere appunto con tutte insieme. E avrei voluto usarlo tantissimo quest'estate, ma purtroppo, come avete visto, come vi ho raccontato, appunto, non è possibile. Magari la userò ancora un pochino durante l'autunno. Poi il biglietto della posta, perché dovete sapere che qua il postino manco fa la fatica di suonarti per consegnarti il pacchetto, ti infila direttamente il bigliettino della posta, cosa che non può fare. Ah, ecco qua, questo è l'altro pezzetto che vi dicevo, questo è lo smalto gel costrizione unghia. E anche questo l'ho comprato addirittura 2 volte e tutte e 2 le volte non è arrivato nessun, non è arrivato. Quindi inizialmente ho preso il color nude, che non è questo, dopo vi mostro, e poi ho preso questo che invece è il color trasparente. Il color trasparente l'avevo preso per fare un lavoretto. Scusate, devo attaccare il caricabatterie. Ok, allora, raccontiamo. Praticamente ho acquistato inizialmente questo smalto qua, che è lo smalto per realizzare la ricostruzione delle unghie. Con questo volevo farvi appunto un video dove, vabbè, non si vede, dove con questo smalto qui, allora vedete che è rosa. Color nude, il colore dell'unghia. Con questo smalto qui inizialmente volevo realizzare un video dove andiamo insieme a provare questo prodotto e vedere se appunto funziona davvero, perché ci sono un sacco di video su YouTube e ho detto cavolo, siccome era un periodo in cui le mie unghie anche adesso in realtà le ho tagliate tutte perché erano distrutte, siccome era un periodo in cui avevo le unghie un po' così, ho detto boh, proviamolo e quindi l'ho comprato. Ho acquistato questa boccetta, ho aspettato tipo 3 mesi, non è arrivata, quindi ho riacquistato questo. Questo qui devo averlo comprato tipo tra gennaio e febbraio. Poi ho comprato questo, sono due, che invece è quello trasparente. E ho detto, beh, prendo quello così posso fare 2 lavori, perché il primo era appunto quello, il video che vi dicevo prima, dove provavo insieme a voi a realizzare le unghie, e il secondo era dove provavo ad utilizzare questa al posto della resina, quindi fare dei lavoretti fai da te. E questo appunto acquistato un paio di mesi dopo e nessuno dei due è arrivato, quindi contate che sono arrivati a settembre, da febbraio e aprile, e sono arrivati entrambi a settembre, quindi non sono riuscita a fare il video che volevo mostrarvi. Nel frattempo mia figlia ha voluto provare questo e né io né lei siamo riusciti a realizzare quelle bellissime unghie che si vedono su YouTube appunto. Non so se dipende dal fatto che questo smalto è di scarsa qualità o se ho fatto un casino. Vabbè, è uscito tutto lo smalto. Non so se magari ho dimenticato di acquistare qualcos'altro perché magari vanno fatti più step, non ne ho idea. Resta il fatto che con questo smalto, in linea di massima, le unghie si formano, ma non si asciugano mai, quindi rimane, non so come dirvi, non si asciuga. L'unghia si forma, però rimane sempre bagnata, quindi per forza di cose non è resistente e non ha neanche senso farla. Poi non aderisce all'unghia se è ancora bagnato. Ok, parentesi lunghissima chiusa. Poi avevo preso questo, che è un vestitino rosa, che faceva appunto parte di quegli outfit economici per vedere appunto se si riusciva a combinare qualcosa. Non doveva essere abbinato alla borsa perché erano altri vestiti che non sono mai arrivati. Questo doveva essere abbinato con, boh, non mi ricordo. Ed è questo abitino qui, rosa appunto, con questa specie di ricamo che in realtà non sono altro che buchi, buchi tipo fatti quelli come quello per fare i buchi sui fogli. E poi la gonnella sempre con questi buchetti qua. Ecco, qua si capisce bene che tipo di buchi sono. Semplicemente sono forati. E
Gli altri abiti che avevo acquistato appunto per abbinarli alla borsa non sono mai arrivati e anche quelli ordinati più di una volta. Di un ordine sono sicura a colpa del negozio perché una volta che li ho contattati sono spariti dalla circolazione, però ho ricevuto il rimborso, quindi non mi interessa. E per gli altri, boh, non lo so se sono in giro per il mondo. Ultimo pacchetto, il negozio di questo pacchetto anche è stato molto veloce, ma ovviamente non ho perso il pacchetto una volta arrivato in Italia, quindi la comunicazione con questo negozio è stata ottima, con questo che vi faccio vedere adesso. Però appunto la colpa non è stata loro, anche perché il pacchetto in Italia è arrivato anche qui dopo 2 settimane, ma la roba non è mai arrivata. In questo negozio ho acquistato dei braccialetti, quelli là fatti con i nodi, che vanno tantissimo di moda negli ultimi anni. Bellissimi, anche questi volevo utilizzarli durante l'estate, usati in coppia. In realtà l'unico problema di questi braccialetti è questo è perfetto. Questo ha il colore identico a quello del negozio, ma come vedete la grandezza è microscopica rispetto a questo. Contate che sono entrambi piegati a metà, solo che questo ha la lunghezza di un braccio, questo invece è 1 cm di qua e 1 cm di qua, quindi uno non ha idea di come sia fatto questo. Questo qui invece ha la lunghezza giusta, ma i colori non corrispondono a quelli dell'immagine. Comunque, perché sembravano più carichi, doveva essere tipo un fucsia, un giallo quasi fluo e un verde bello carico, invece sono colori un po' più spenti, non mi importa. Per tutto il resto, benissimo. Quindi niente, questo è quello che ho acquistato su AliExpress. Come vi dicevo prima, più volte su Instagram vi ho chiesto domande, vi ho fatto domande, vi ho chiesto consigli a riguardo del sito e tanti di voi mi hanno detto guarda che la roba arriva anche 2 mesi dopo. In realtà con me ci ha messo di più, ma poi appunto ho scoperto che il problema non era del sito, quindi tutto quello che è successo su Instagram, dimenticatelo perché il problema non era del sito. Ma il ritardo è stato causa delle poste, quindi non so, lasciatemi scritto nei commenti cosa ne pensate delle cosine che ho comprato, dei video che avevo in mente di fare, ma che purtroppo non sono riuscita, cioè quello sul fare insieme a voi i lavoretti in resina e le unghie fai da te, e quello per quanto riguarda gli outfit economici, della quale faceva parte anche il set di collanine, che comunque avrei acquistato lo stesso perché mi piaceva un sacco. E se li volete, ditemelo, casomai cercherò di comprare qualcos'altro su un altro sito, soprattutto quello degli outfit che sembrava una roba carina. Allora, cosa dire? Ricapitolando, per quanto riguarda la mia esperienza su AliExpress, allora i prodotti sono infiniti, cioè su AliExpress si compra qualsiasi cosa. Scelta dei prodotti infinita, di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, prezzi bassissimi, negozi, allora. Di un negozio ho realizzato l'ordine, ma non mi hanno mai spedito la roba e quindi l'hanno annullato proprio loro stessi. Di un negozio la roba è arrivata tardi, ma come vi dicevo prima, non è stata colpa del negozio, ma colpa delle poste. E nel frattempo l'azienda è stata comunque sempre disponibile, mi ha sempre risposto alle mail, eccetera. Quindi rapporto cliente-negozio perfetto. Di un altro negozio, ma di questo mi è venuto il dubbio subito dopo che avevo realizzato l'ordine, quindi insomma me ne ero un po' accorta, sono stata un po' fessa io che non ho controllato prima. Di un altro negozio ho ordinato la roba che inizialmente mi aveva detto che me l'avevano consegnata, poi ha cancellato sul tracking dell'ordine quel pezzettino lì dopo che io appunto gli ho detto guardate che a me la roba non è mai arrivata. E tra l'altro è stata consegnata in una città diversa dalla mia, in una regione diversa dalla mia, quindi proprio non ci siamo. E quindi loro hanno cancellato, diciamo, l'ultima parte di tracking e poi sono spariti dalla circolazione. Quindi quello è un po' una cosa negativa, insomma. Ma poi ho chiesto il rimborso al sito, quindi ad AliExpress, e mi è stato subito fatto appunto il rimborso. Ultima cosa negativa è che appunto i pacchetti ci mettono un sacco di tempo, ma di questo ne ero consapevole perché con tutti i siti che, alla quale si ordina all'estero, insomma, si sa che in media c'è la possibilità che arrivino anche in 2 mesi, ecco, quindi ero consapevole del fatto che avrei dovuto aspettare. E niente. E altre 2 cose che volevo dirvi, ho raccolto, e voi l'avete visto sempre su Instagram, dei fiori
e mi serviranno per fare le prossime ricette. Io nel frattempo li ho anche fatti seccare. E questi sono i fiori della... Non mi viene in mente. E ho fatto seccare anche questi fiorellini qui, che fanno parte di un esperimento che per fortuna è riuscito, quindi insomma vedrete anche questo, spero. E l'ultima cosa, non ce l'ho di qua e di là, è uno spray, comunque questo è un pezzo del vasetto, comunque uno spray che questa settimana mi ha salvato la vita più volte, che è uno spray per uno shampoo secco per capelli, che funziona da Dio, quindi se volete la ricetta lasciatemela scritta sotto nei commenti. Con questo è tutto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao! Ah, fatemi sapere anche come sono le riprese in questa posizione e con questa fotocamera, se avete consigli, se vi piace, se non vi piace, insomma, quello che volete. Ciao!